a tutti da Marco Rinaldi per htcblog.com. Oggi voglio farvi un rapido confronto a livello di tastiera QWERTY, ma anche qualche altro aspetto, sui due, diciamo, QWERTY phone di HTC, ovvero il Chacha e il Desire Z. Come vedete, sono attualmente i due modelli disponibili in Italia con tastiera QWERTY per quanto riguarda HTC, e quindi se, diciamo, vi interessa questo aspetto hardware, sicuramente potreste orientarvi per questi due dispositivi, quindi voglio aiutarvi un po' nella scelta. Allora, partiamo subito dal dire che come tastiera QWERTY, andiamo, apriamo subito il Desire. Ok, allora, esteticamente, diciamo, il Desire è più grosso, più pesante, è anche più lineare. Diciamo, questo qui ha uno stile più particolare, come possiamo vedere. Il Desire è molto, molto squadrato, però a me piace esteticamente, molto semplice, soprattutto quando questo meccanismo di apertura, che penso ormai conoscerete bene, è molto particolare, anche molto comodo perché non abbiamo la pesantezza della molla da dover combattere. Però a livello di tastiera io trovo migliore il Chacha perché i tasti hanno un feedback sono un po' più duri al tatto e poi sono più bombati, quindi per scrivere è più piacevole. Mentre qua anche è un po' brutto il fatto che la tastiera sia molto lunga, quindi le dita devono viaggiare molto. Certo, questo qui però è più adatto anche alle dita grosse, anche perché c'è molto spazio qua sopra, quindi non c'è il problema del dito che arriva di punta qua sopra. E qua, vabbè, ovviamente il problema non sussiste, però per chi ha le dita un po' più grosse, forse questi tasti sono un po' troppo piccoli. Io mi ci trovo benissimo. Io preferisco sinceramente l'esperienza di scrittura del Chacha, però quella del Desire Z è comunque buona. Abbiamo quattro file di tasti su entrambi i dispositivi e ovviamente a livello di schermo non c'è assolutamente paragone, il Desire Z è nettamente superiore. E altro aspetto in cui il Desire Z è superiore è la fotocamera. Infatti, nonostante siano entrambi 5 megapixel, le foto scattate dal Desire Z sono davvero ottime, sia come colori sia come rapidità di scatto. Mentre quelle del Chacha sono sufficienti, buone, ma comunque inferiori. Quindi, diciamo, abbiamo uno schermo più bello, più grande sul Desire Z, 3,7 pollici contro i 2,6 di questo schermo, che è molto piccolo, molto risoluto, sì, però molto piccolo. E quindi lo schermo è a favore del Desire Z, fotocamera a favore del Desire Z che scatta delle foto a 5 megapixel davvero buone. Beh, adesso lasciate un po' dietro e soprattutto ha il tasto fisico qua sopra per la fotocamera, come vedete. Vedete, premendo il tasto metto a fuoco e poi premendo faccio lo scatto. E vi garantisco anche vista il computer sono molto buone le foto. Mentre qua inoltre abbiamo la registrazione a 720p che qui non abbiamo. E come quindi schermo e fotocamera a favore del Desire Z. Come tastiera invece io preferisco il Chacha, ora ve lo faccio vedere. E altro aspetto a favore del Chacha è sicuramente il peso di 120 grammi contro i 180 del Desire Z, che in tasca si sentono tutti, è un bel mattoncino anche perché ha molte parti in alluminio, è molto compatto, quindi quei 60 grammi in più si sentono tutti. Quindi io direi che per chi vuole un telefono un po' più potente, perché anche nonostante gli 800 MHz di processore, ho l'impressione che anche nei giochi e in tante altre cose il Desire Z si comporti complessivamente meglio. Quindi chi vuole un telefono più a 360 gradi, il Desire Z è consigliato, se volete anche la QWERTY. Per chi vuole un telefono per messaggiare,
chattare, scrivere mail, quindi poco focalizzato sull'utilizzo, diciamo, di applicazioni come giochi e cose varie. Si vede il chat è più compatto, più maneggevole e ha una tastiera migliore. Infatti, volevo concludere il confronto con, diciamo, la cosa fondamentale che è proprio l'aspetto della scrittura. Ora io con la telecamera davanti sicuramente mi verrà male a scrivere, però cercherò di rendere l'idea. Scriviamo la stessa cosa su entrambi i telefoni. Cerco di mettermi così, vediamo, perfetto. Ciao a tutti gli amici di cblog.com. Andiamo in video, proviamo a scrivere qualche testo, qualche numero, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ciao. Vabbè. Proviamo un pochino. Ah, di default ho visto che si mette in inglese. Non so se siete qua sopra, sì. Di default si mette in inglese. Comunque per cambiarlo è molto semplice. Molto semplice, è sufficiente e premere qui ND FN e spazio perché c'è l'ingranaggio delle impostazioni. Quindi italiano, e da questo momento rimane in italiano. Non ho capito perché che qua sto usando i telefoni appena formattati, proprio per farvi vedere l'esperienza, diciamo, di default. Quindi andiamo a scrivere la stessa cosa sul Desire Z. Quindi scriviamo un messaggio e scriviamo di nuovo: ciao a tutti gli amici htcblog.com. Ciao a tutti. Vedete, le dita devono viaggiare di più e i tasti hanno un feedback, sono più molli e hanno meno corsa. Ciao a tutti gli amici di htcblog.com. FN 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ciao. Vabbè, come velocità di scrittura, alla fine si scrive bene e velocemente su entrambi, eh. Però non fate caso alla luminosità un po' più bassa di questo, si dovrebbero cambiare le impostazioni comunque. E c'è anche una pellicola, se vedete qualche bolla non ci fate caso. Lo schermo è nettamente superiore a questo lo garantisco. Quindi come velocità di scrittura si scrive bene su entrambi, però qui è più divertente scrivere, ecco, mi permetto di usare questo termine. L'avevo già detto nella video recensione completa della HTC Ciaccia che trovate sul canale YouTube. O comunque trovate l'articolo anche sul nostro blog con tutti i voti. E scrivere sul chat è più divertente, quindi un telefono che direi che è per chi vuole scrivere. Per scrivere è assolutamente il top, è uno dei migliori che abbia provato rispetto anche a tanti altri telefoni Android e non solo con QWERTY. Diciamo che il chat è davvero ottimo per scrivere. Desire Z invece è più consigliato a chi vuole un'esperienza più completa, in virtù della sua potenza di calcolo un po' migliore nei giochi e nelle cose, e lo schermo più grande, più bello, e la fotocamera sicuramente migliore. E per quanto riguarda la qualità delle chiamate, vabbè, sono paragonabili. Ora qui siamo nello stesso punto, cioè, sembra avere una tacchetta in meno di wifi, però vabbè. Questo punto della casa è un po' critico, quindi non fa testo. Quindi spero di aver reso l'idea. Come durata della batteria, certo, lo schermo più piccolo del Ciaccia sicuramente gli conferisce un vantaggio in questo senso, però devo dire che il Desire Z ha una buona durata della batteria. La giornata si arriva a fare con entrambi. Quindi se il vostro pensiero si è rivolto a un telefono con HTC con tastiera QWERTY, ora conoscete i due prodotti principali e potete scegliere a seconda delle vostre esigenze. Questo più orientato alla scrittura, questo è un telefono più a 360 gradi. Un saluto a tutti da Marco Rinaldi per htcblog.com.